Allora, quest'oggi vi mostro come realizzare l'ossatura base di un sito internet attraverso il programma Composer, che è un programma gratuito che si trova in rete. Il primo risultato che Google vi dà di Composer è il loro sito ufficiale da cui potete scaricare questo programma. Eccolo qui, il Composer. Prima di iniziare la realizzazione del sito dovete crearvi una cartella, cartella che chiameremo sito e dentro la quale andranno tutti gli elementi che serviranno alla realizzazione delle nostre pagine web. Dentro la cartella sito, per comodità, io inserisco un'altra cartella che chiamo immagini, all'interno della quale ci metto le immagini con intenzione di caricare nelle mie pagine web. In questo caso ci metto l'immagine logo che ho precedentemente preparato, che rappresenta, diciamo, l'intestazione del sito che andremo a costruire. Chiuso qui, apriamo finalmente il nostro Composer. Abbiamo una pagina bianca. Salviamo subito e la chiamiamo index. Questa index sarà la nostra home page. Importante mettere index perché index in molti domini è la home page. Ad esempio, su Alta Vista, se non avete una pagina index.html, vi danno la home page di Alta Vista e quindi la salviamo come index, sempre nella nostra cartella sito. Dopodiché apriamo delle altre pagine bianche a cui daremo il nome delle altre pagine del nostro sito. In questo caso io faccio un'altra pagina che chiamo Chi siamo e un'altra che la chiamo Contatti, che saranno le tre pagine del nostro sito web. Sempre mi raccomando dentro la cartella sito. Le ho fatte, le lascio per ora bianche perché ci serviranno quando andremo a fare la costruzione del menu, in modo che avremo le nostre pagine da linkare. Per ora le chiudo e torno alla index che è la nostra home page. Ora dobbiamo stabilire come riempire tutto questo spazio e come suddividerlo. Qua ci viene di aiuto la funzione tab che consente di inserire delle tabelle che suddividono lo spazio. Per comodità io metto una 3x3, ma potete metterla come volete, quale dimensioni delle tabelle le potete cambiare con il vostro mouse, allo stesso modo potete cambiare le dimensioni delle colonne o delle righe. E la prima cosa che dovete scegliere se volete riempire in tutta la larghezza la vostra pagina web o se volete lasciare dei margini laterali come in molti siti web. Se voi volete impiegare tutta la larghezza, cliccate sulla tabella con il tasto destro e andate alle proprietà table e qui mettete altezza, mettete quello che vi pare, tanto poi nei siti web c'è lo scroll laterale, quindi. E mentre per la larghezza, per occupare tutta la larghezza, dovete mettere 1348 pixels e cliccate ok. E questa è la vostra tabella. Salvate. Andiamo ora a vedere in Chrome cosa è successo. Vedete, questa è la vostra tabella e nonostante, come vedete dallo scroll in basso, sia più grande della pagina, rimane il margine a sinistra e a destra. Ora, generalmente l'utente inesperto impazzisce nel tentativo di modificare le dimensioni delle tabelle o i layout, ma in realtà non lo risolvete perché questa ce l'ha di default questo spazio. Per toglierlo dovete creare una nuova regola e si fa con la tavolozza. Clicchiamo sulla nostra tavolozza, la nuova regola si chiamerà body, la creiamo e ci scriviamo margin 2.0 punto e virgola margin, ok, clicchiamo su ok e abbiamo tolto il margine. Se salviamo e riapriamo il nostro Chrome, vediamo che la distanza dei margini è sparita. Se invece volete un sito più snello che occupi soltanto la parte centrale della vostra pagina, lasciando degli spazi ai lati, dovete procedere diversamente. Allora, innanzitutto prendiamo questo body che era stato creato per la tabella a tutta larghezza e se vogliamo una tabella centrale con dei margini destra e sinistra, sempre tasto destro, proprietà della tabella. Tabella e qua possiamo ad esempio inserire 1000, la centriamo,
E questo è il risultato della nostra tabella. Salviamo, andiamo a vedere. Ok, vedete, lascia degli spazi a destra e a sinistra e lascia anche questo spazio sopra. Questo spazio sopra molto spesso è antipatico, lo si vuole togliere. Per toglierlo dobbiamo ricorrere alla tavolozza come prima. Tavolozza, creiamo una nuova regola che chiameremo anche questa body. Questa volta, poiché il margine che ci interessa è solo il margine alto, dovremo scrivere margine trattino top, due punti spazio, 0 punto e virgola. Facciamo ok, salviamo e come vedete è sparito il margine sopra. Adesso, in un sito internet deve essere presente un titolo che occupi generalmente tutta la larghezza, mentre qui ce l'abbiamo diviso in tre. Allora, con il control selezioniamo le cellule che vogliamo unire, quindi control e tasto sinistro, le selezioniamo tutte e tre, poi tasto destro e facciamo join e le unisce. Poi tasto destro, proprietà della cellula, andiamo a stabilire le proprietà. Io generalmente il titolo lo metto in alto e a sinistra, ma voi potete metterlo dove volete, potete anche impostare se volete un colore di fondo. E facciamo ok. Poi, dopodiché, clicchiamo dentro la tabella e andiamo a inserire l'immagine. L'immagine che io ho preparato è questa. Potete mettere un testo, potete dare un nome alla vostra immagine, in questo caso la chiamo mio sito, cambiarne le dimensioni e come appare, nel senso se volete degli spazi a destra e a sinistra, sotto se gli volete dare un contorno rigido, se la volete mettere di default è in basso, io in genere la metto in alto, ma potete metterla anche al centro con il testo a sinistra o a destra, se oltre all'immagine volete mettere del testo, quindi la mettiamo al top e avviene così. Allora, di default ce la metto in questa maniera, aumentando le dimensioni della cella. Come prima cosa cancelliamo lo spazio dopo e andiamo a ridurre l'altezza ovviamente della nostra intestazione. Adesso ci occorre un menu. Per la realizzazione del menu abbiamo bisogno di uno spazio. Potete realizzare un menu verticale, di lato. Qui ho un menu orizzontale da mettere al di sotto. Per la realizzazione dei menu la procedura più o meno è la stessa. Io vi mostro come farlo orizzontale, ma potete farlo anche verticale. Allora, innanzitutto andiamo a delimitare lo spazio che conterrà il nostro menu, riducendo in altezza la seconda riga. Diciamo che ecco, uno spazio di 60 pixel può essere idoneo per un menu orizzontale. Dopodiché selezioniamo le tre celle come avevamo fatto prima e le uniamo. Una volta unite le celle, mettiamo all'interno di questa cella il menu. Dobbiamo mettere la lista, io metto questa lista qui e nella lista ci scriviamo il nome delle pagine che saranno elencate, quindi home, chi siamo e in ultimo contatti. Adesso prendiamo e le linkiamo, selezioniamo contatti, andiamo sulla nostra catenella e la linkiamo alla pagina contatti. Ecco il motivo per cui avevamo salvato delle pagine seppur vuote e senza niente, appunto per fare i link. Lo stesso facciamo con chi siamo, catenella link a chi siamo. E lo stesso facciamo con home, catenella e index. Ok. Come vedete abbiamo creato un menu con dei link. Questo menu allo stato attuale è decisamente brutto, quindi andiamo nella sorgente e andiamo a cercare il nostro menu, che è quello compreso tra gli UL. Prendiamo il primo UL, ci scriviamo id uguale menu e salviamo. In realtà allo stato attuale non abbiamo fatto ancora nessuna modifica, abbiamo soltanto detto che questo spazio dovrà sottostare a una serie di regole che si chiamano menu, che andiamo a configurare adesso con la nostra tavolozza. La prima regola che impostiamo si chiama
menu, spazio lì. La creiamo, lasciamo tutto così com'è e andiamo soltanto in box e mettiamo block. Come vedete è sparito, no, il puntino qui di lato. Dopodiché andiamo e ne creiamo ancora un'altra che chiamiamo menu spazio di spazio A, che rappresenta l'aspetto che avranno i nostri link. Ad esempio, gli possiamo dare uno sfondo, non so come colore, vai, selezioniamo il bordeaux. Come vedete, compare sotto il link uno sfondo bordeaux. Poi possiamo andare a modificare il testo sul bordeaux. Ad esempio, si legge meglio il bianco, ci mettiamo il bianco. Gli possiamo togliere la sottolineatura barrando none. Possiamo stabilire le dimensioni per un buon menu 20, diciamo, può bastare. I bordi, e se vogliamo dare un contorno, io in genere metto, si può mettere offset che gli dà l'immagine di un tasto, ma fa molto anni 80 come vedete, oppure solid che sarebbe un bordo rigido al quale se voi date lo stesso colore dello sfondo non si nota la differenza tra lo sfondo e il bordo che faremo di 5 pixel. Come vedete, questo è il nostro menu. Adesso, andando alla casella box con la funzione paddings, sarebbe praticamente lo spazio che c'è tra la fine dei caratteri e il margine della vostra box. Per cui, aumentando il paddings, come vedete, si aumenta lo spazio della vostra box. Io in alto e in basso ci mettiamo 10 pixel in alto e in basso, destra e sinistra lo facciamo un pochino, generalmente li metto un po' più alti, da 20 e da 20. Adesso sono rimasti, vedete, questi spazi bianchi che volendoli potete ridurre andando a toccare i margini. Toccando i margini, come vedete, si aumenta la distanza toccando i margini, o in alternativa possiamo, utilizzando dei margini negativi, andarla a ridurre. Siccome avevamo inserito lo spazio di 1, ci bastano un meno 2 pixel a destra e un meno 2 a sinistra per tenerli, uniti. E così abbiamo realizzato, diciamo, il nostro piccolo menu. Ora possiamo uniformare dare a tutta la cella lo stesso colore del menu selezionando la cella e con le proprietà della cella inserirgli un colore di background che è lo stesso che abbiamo dato al background del menu. In questo modo avrà tutto lo stesso colore. Poi possiamo andare a generare un'altra regola che è quella al passaggio del mouse. Quindi in questo caso dovremmo scrivere menu spazio lì spazio A 2 punti over e creiamo la nuova regola. Andiamo sulla regola di prima, menu lì A, la copiamo tutta e la incolliamo sul lì A over, che in realtà ci serve, e quindi in questo caso i due sono uguali e ci serve per mantenere costanti il padding, i bordi, le dimensioni dei caratteri, eccetera, in quanto ora per modificarla al passaggio del mouse ci basta modificare semplicemente il testo. Ad esempio, possiamo mettergli la sottolineatura al passaggio, gli possiamo dare un colore blu. Uno sfondo, non lo so, mettiamo il silver come sfondo. I bordi, se volete dargli, ci mettete il colore che vi pare, potete lasciare il bordeaux, mettere sempre il silver, lo stesso sfondo che avete utilizzato prima, e gli possiamo dare, anziché il solid, un inset che gli dà l'idea di un pulsante spinto. Quindi adesso, facendo così,
Ok, vedete che al passaggio del mouse cambiano, quindi in questo modo avete voi realizzato già il menu e l'intestazione del sito, che sono delle cose che rimangono poi, che potete poi utilizzare anche per le altre pagine. Adesso non vi resta che definire il resto dello spazio. Potete, come vedete, modificare il layout della tabella in modo tale da dividere lo spazio come meglio credete per l'inserimento poi dei vostri contenuti. All'interno delle celle potete inserire per dividere ulteriormente delle altre tabelle che, come quell'altra, potete ovviamente modificare a vostro piacimento. Se non volete che queste tabelle siano visibili, vi basta con il tasto destro andare sulle proprietà, cliccare su tabella e impostare questi tre borders, spacing e padding, tutto a zero. In questo caso voi vedrete qui la vostra tabella, ma che vi divide lo spazio, ma non sarà visibile sul sito internet. Vedete, la tabella centrale non c'è, mentre quell'altra in cui abbiamo lasciato i bordi sì. E adesso avete realizzato praticamente lo scheletro del vostro sito. Poi nelle colonne laterali ci mettete quello che volete, così come al centro potete modificare come volete le dimensioni delle tabelle, unirle, crearle di nuovo, inserire immagini, testi scritti, tutto quello che volete. Se volete che tutte le pagine del vostro sito, perché per esempio ora se andiamo su Chi siamo rimane bianca, no? Se volete che questa impostazione sia anche su le altre pagine, piuttosto che ripetere tutta la procedura, vi conviene fare File, salva con nome e salvate Chi siamo, esiste già, sostituire sì, File, salva con nome, contatti, salva sì. E in questo modo avete tutte le pagine dotate di questo scheletro qui. Adesso, se chiudiamo il computer e andiamo ad aprire il nostro index, come vedete, questa è la nostra home page. Se clicchiamo su Chi siamo, vedete, questa è la pagina Chi siamo e ha lo stesso scheletro. Questa è la pagina Contatti e ha lo stesso scheletro. Anche se qua è rimasta la scritta index, perché quando abbiamo salvato abbiamo lasciato le altre pagine hanno preso il titolo della prima pagina. Per risolvere questo problema, riapriamo il nostro Composer e apriamo le pagine, ad esempio la pagina Chi siamo, che una volta aperta andiamo su Format, Pagina, titoli e proprietà, e qua cambiamo il titolo. Questa è la nostra pagina Chi siamo, quindi la chiamiamo Chi siamo. Autore, ci potete mettere l'autore, nella descrizione ci mettete la descrizione, scegliete il linguaggio che è italiano, ok, e lo stesso andiamo a fare con la nostra pagina Contatti. E così abbiamo le nostre pagine.